I progetti della Regione dell'Umbria saranno finanziati con oltre 2,1 miliardi di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Presidente Tesei, rispondendo oggi all'interrogazione sull'attuazione del PNRR in Umbria, di cui Paola Fioroni, Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa e responsabile del Dipartimento Economia della Lega in Umbria, è la prima firmataria, ha confermato che risultano già avviati ben 62 interventi per un totale di 567 milioni, un dato che conferma come l'Umbria sia tra le regioni più virtuose, sia sul totale delle somme intercettate, ben superiori alla media nazionale, ma anche sotto il profilo dello stato di avanzamento dei progetti. La sfida maggiore del PNRR, infatti, consiste nella realizzabilità dei progetti nei tempi previsti e la loro, quindi, concreta attuazione per evitare rimodulazioni da negoziare con la Commissione europea. 1,8 miliardi di euro sono a finanziamento di 200 progetti superiori al milione di euro nel solco di una progettazione strutturale che consenta la ripresa e l'accelerazione dell'economia dell'Umbria per superare le carenze storiche della regione. Ben 795 milioni sono invece destinati a finanziare le infrastrutture e i collegamenti regionali e uscire dall'isolamento geografico. 395 milioni per digitalizzazione, ricerca e sviluppo per affrontare le sfide cruciali di trasformazione che dovranno affrontare le aziende, 225 milioni per scuole, asili ed edifici pubblici, 106 milioni per case della salute e ospedali di comunità.